Las Vegas bisogna muoversi in macchina e me ne sono accorto il primo giorno che ero qua. Ero al Mirage e tranquillamente vedevo Luxor e dicevo: guarda, è così vicino. Sono messo a camminare e mi sono accorto che erano 4 km o quasi. Quindi purtroppo gli spazi qua, essendo deserto, sono immensi e bisogna avere una bella macchina. La mia prima macchina è stata una Chrysler Le Baron comprata a $700. Me lo ricorderò perché un giorno stavo andando tranquillamente a Las Vegas, a uno dei famosi intersection di Las Vegas, che è quella del Rio e di Kator, e frenando mi sono accorto che non avevo più freni. Quel giorno ho detto: devo cambiare questa macchina, che era un po' una trappola. Però era grandissima, strana, bellissima, un po' come quelle che vedete nei film americani. Adesso sono fortunato di avere una bella macchina inglese qui a Las Vegas, con la quale posso andare in giro con l'aria condizionata, che è essenziale, perché anche oggi, se mi vedete un po' sudato, ci sono 47 gradi. Il vero inizio però è stato in bicicletta, perché quando mi muovevo da casa mia, quindi dal mio appartamento, per andare all'Horseshoe a giocare a poker, usavo la bicicletta anche se c'erano 40-45 gradi.